Portiamo in scena lo spettacolo di Vittorini, ragazzi, dopo più di un anno di assenza sul nostro palco e abbiamo un sacco di novità. Allora, per prima cosa abbiamo 4 attori del nostro cast che sono per la prima volta in scena con noi con i Vittorini. E poi alcuni dei nostri ragazzi hanno partecipato alla presentazione del premio Gata al quale partecipiamo ancora anche quest'anno. Lo spettacolo a Milano, tanto per capirci. Un'altra delle novità evidenti che se l'anno scorso avevamo per la prima volta un regista sposato, questa volta per la prima volta abbiamo un regista in dolce attesa. Si vede tanto la pancia. Ma piatti di farmi queste battute che sai che ci soffro, è un problema ormonale mio. Comunque la novità più grossa di quest'anno è che abbiamo deciso di, dopo aver vinto tutto con lui, abbandonare il sicuro solco scavato dai testi di Starvaggi per addentrarci in qualcosa di nuovo, per capirci, qualcosa un po' di ignoto, nell'ignoto dei testi di Alessandro Mazzini. Per capirci, Alessandro Mazzini, posso anche presentare la persona, uno dei nostri attori di spicco degli adolescenti, avrà quanto all'incirca, uno sbarbatello, circa 17 anni, quindi scrivere un copione è molto difficile, farlo a quest'età... Bravo! Quello che vedete in scena stasera è il testo d'esordio scritto da un autore adolescente, perciò preparatevi a qualcosa di inaspettato. Il problema è che sarà anche inaspettato per noi, perché non so come andrà. C'è da dire che però ci siamo davvero affezionati a questo testo, perché oltre a metterlo in scena con i ragazzi abbiamo affiancato Alessandro, nel senso, vedete, tutto suo, non so dove tu sia ma non mi sto prendendo niente, ok? Va bene. Abbiamo assistito proprio alla nascita di questo progetto insieme e adesso arriviamo a portarlo qua su questo palco, quindi questo spettacolo per noi significa davvero tanto. Basta, se non avete parlato abbastanza, come tradizione dei Vittorini ragazzi, concludiamo, buon divertimento, divertitevi, spegnete i cellulari, più che altro perché mi dicono che fanno interferenza con le casse, quindi solo per questo. No, il titolo com'è? Il titolo? Chi la fa?